Andiamo con il nostro papà, padre Charles Dalla, i nostri più vicini antenati. Ecco qui. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata qui. Si è ricostruita un po' la filogenesi dei nostri parenti più prossimi nel mondo dei primati. Continuiamo la nostra visita National History Museum. Ecco una primizia, il proconsul, il cranio originale di proconsul. Come il proconsul è relazionato e in relazione con le, con i primati, con i grossi primati esistenti? Le prime grandi scimmie, con lì una mandibola. Filogenesi Sivapithecus. Distribuzione del Sivapithecus, un macellare. Ecco una domanda. Howard Sivapithecine related to living great ape and the humans, ovvero come le Sivapithecine sono relazionate ai viventi, alle viventi grosse scimmie e uomini? Ecco come, in questo modo, le prime impronte chiaramente umane, ecco il bacino ed il femore, delle australopitecine, praticamente questo bacino e questo femore dimostrano che le australopitecine erano bipedi, non quadrumani. Una carrellata brevissima sulle australopitecine. Distribuzione in Africa delle australopitecine, il continente africano come culla, origine degli antenati dell'uomo e dell'uomo moderno. Come sono le australopitecine relazionate alle grandi scimmie e agli uomini? Ecco come. Una ricostruzione un po' grottesca di un Australopithecus per far vedere qual era l'aspetto dell'Australopithecus e come camminava. Continuiamo. Come sono molto relazionati agli uomini, gorilla, scimpanzé o le Australopithecine? Differente specie di australopitecine. Abbiamo qui un Australopithecus forma gracile,
mandibola, ecco, famosissimo Australopithecus afarensis. Impressionante vederlo. Australopithecus, uno dei nostri più antichi antenati. Fino a non molto tempo fa il più antico. Adesso ce ne sono anche dei più antichi, sono stati ritrovati dei più antichi. Continuiamo. Homo habilis, il primo rappresentante del nostro genere Homo. Commovente. Questo è un nostro antenato, il più diretto antenato degli uomini attualmente viventi. Non era più un Australopithecus, non era una scimmia, era un uomo, ma non era un sapiens. E queste sono le sue industrialitiche, choppers, industria la più antica delle industrialitiche, l'industria olduvaiana, e con la distribuzione nel continente africano. Come l'uomo habilis è relazionato con gli esseri umani moderni. Nell'andatura eretta, con un po' di filogenesi, cervello umano, continuiamo. Il gruppo degli habilis e le sue industrialitiche, choppers, le più antiche industrie umane, ma non dell'Homo sapiens. Scoperte recenti. Cosiddetto uomo della Georgia, con i suoi utensili, l'Homo floresiensis, scoperto recentemente, che manca al Museo di Storia Naturale di Londra. Continuiamo e abbiamo qui finalmente uomo di Neanderthal. Ecco, un neandertaliano, il cranio di un Neanderthal. Questo è British Neanderthal, cioè un uomo di Neanderthal britannico, delle isole britanniche. Vedete le arcate soprafrontali come sono prominenti, il cranio esteso posteriormente, è tipico Homo erectus. Chiamato prima Pithecanthropus erectus, Dubois lo scoprì nell'isola di Giava, poi fu trovato in Africa, forme molto più antiche, per cui adesso si sa che l'Homo erectus di Giava dovette provenire dal continente africano. Come l'uomo erectus, come la gente erectus è relazionata agli esseri umani moderni. Ecco qua, a confronto, indietro l'Homo sapiens, in avanti l'uomo di Neanderthal. Vedete le arcate sopracigliari, come sono molto più marcate nel Neanderthal rispetto al cranio umano, come il cranio del Neanderthal sia più esteso posteriormente.